E bisognerebbe invece rivalutare e riprendere in considerazione altri tipi di scuole che in realtà offrono molto più di quello che le famiglie Per credono. esempio, il ritorno del geometra, questo è interessante, insomma, è un Certo. fatto che è abbastanza esplosivo, insomma, fa pensare che anche gli aspetti tecnici siano molto importanti. E Ecco, non è che, certo. per esempio, il geometra del mare sta andando bene, Sì, per esempio. incrociamo le dita, andiamo Vabbè, ma voglio la dire, prossima un'altra settimana al iniziativa, Salone dell'Orientamento a Verona a anche un altro portare il geometra orientamento. del mare. Sì, Ecco. cerchiamo di Di allargarci. Io allargarci. volevo fare, visto che sono co-conduttore, mi Certo. prendo questa, la domanda invece al tuo collega giornalista, Sì, cosa ne certo. pensa, qual è il suo punto di vista? Certo, dal suo osservatorio. Rispetto a Cioè cosa in particolare? sull'istituto Lui è un tecnico, umanista, lui è un su quello classico, che si è cioè detto per quanto riguarda la liceizzazione piuttosto che l'istituto tecnologico, insomma, qual è il pensiero che viene? dunque il pensiero. Direi che o azzeriamo la riforma Gelmini e lo Stato decide di investire negli istituti tecnici e professionali e di ripristinare quello che è stato cancellato, oppure, come diceva lei, un'alternativa potrebbe essere un coinvolgimento delle associazioni professionali o delle industrie. Che vadano a sostituirsi là dove la scuola non può più, ad esempio nei laboratori, offrendo loro delle ore in azienda, ad esempio, o in studi professionali. Rossetti parlava prima dell'alternanza scuola-lavoro, su cui questo governo sembra molto, insomma, deciso. Questa può essere una strada, però bisogna cercare di capire fino a che punto siamo pronti. Alternanza scuola-lavoro funziona molto bene in Germania ci sono grandi aziende. E il nostro tessuto industriale è completamente diverso, è fatto di piccole, piccolissime aziende, non parliamo di quello ligure. E quindi bisogna capire fino a che punto una piccola, piccolissima azienda familiare ha tempo, voglia e risorse per farsi carico durante l'anno di uno o due giovani stagisti che vanno seguiti e istruiti. Può darsi che attraverso degli incentivi, degli sgravi, questo si possa fare e può darsi che questa sia una via, diciamo, a costo quasi zero per lo Stato per colmare questo vuoto che si è creato negli istituti tecnici e per renderli veramente professionalizzanti, qualcosa di diverso da un liceo. Ecco, Sono nati in Liguria 10 poli tecnico-professionali che sono delle reti fatte di scuole tecniche, scuole professionali, gli istituti tecnici superiori, gli ITS dove ci sono, se no anche collegati con le altre regioni, l'università e le aziende, le imprese, gli artigiani. Io credo speravo che la regione fosse più attiva. È uscito il bando del Ministero per la costituzione di laboratori territoriali, comprensoriali, perché non ci sono i soldi per mettere a posto tutti i laboratori di tutte le scuole, ma perché credo c'era anche l'idea che appunto sul territorio nascesse una rete. Perché condivido molto, oggi l'artigiano, lo studio professionale, la piccola azienda, devo dire anche la grande, sebbene avrebbe forse più facilità, sono assolutamente impauriti. Avere un minore in uno studio, la preoccupazione della presa elettrica dell'INAIL, dell'Ispettorato del Lavoro, come dire, la preoccupazione di quello che succede durante lo spostamento scuola-azienda. Beh, questo paese si ferma di fronte a situazioni che negli altri paesi sono più tranquillamente affrontati. Bisogna coltivare una cultura territoriale. Noi abbiamo bisogno che gli ordini professionali vadano nelle scuole. E se un ordine professionale manda i propri professionisti nelle scuole, fa due operazioni. Uno, mantiene alta o incrementa la qualità del livello di quella professionalità. Perché quando tu trovi categorie professionali non aggiornate, penso nel settore delle manutenzioni,
non si dice il peccatore, ma abbiamo delle aree sulle manutenzioni dove è evidente che le imprese non sono adeguate per le tecnologie che sono messe oggi in campo. Allora è la professione che decade, non è, come dire, dall'altra creano una cultura presso gli insegnanti. Ci sono ancora alcune scuole che se i ragazzi chiedono di andare a fare 6 mesi all'estero o chiedono di poter andare all'università alcune settimane per fare i laboratori, in alcune scuole questo è visto, come dire, quasi con sospetto, credo che, diciamo, quindi il direttore sorride. Anche le imprese hanno i loro... Quindi abbiamo tutti una arretratezza, perché l'insegnante, certo, ha dell'idea del curriculum e del programma un'idea assoluta. E ad alcuni insegnanti ho detto: ma fatemi capire, se viene la varicella 1 questo si rimarrà marchiato per tutta la vita? Perché a me non consta che se invece di fare 20 giorni di scuola vado a fare un laboratorio in un'università per vedere se quella cosa mi piace, per me è attraente, mi motiva. E perché in alcune scuole questa è una difficoltà, e quindi c'è una arretratezza del paese, del paese. La Gelmini ha fatto una pessima riforma. Berlinguer e Fioroni andavano in una direzione che era quella di potenziare le scuole tecniche per i profili tecnici. Gli artigiani di questo paese che hanno fatto il Made in Italy nel mondo, perché il Made in Italy è l'artigiano diventato alta produzione, ma poi noi esportiamo abiti, divani, esportiamo un sacco di roba che magari è solo perché Made in Italy non è necessariamente una marca. Ma quegli artigiani lì sono tecnici, lavorano con la testa e con le mani, poi hanno inventato le macchine che hanno evidentemente sostituito le mani nei processi di produzione della merce, ma non vengono dallo studio intellettuale e dal liceo. Devo fermare, vieni la prossima puntata, abbiamo 47 secondi, ma tu hai speso 10.000 euro per aprire... No, lo sai perché? Studio. Perché anche com'è su quello ci sarebbe da dire, visto che noi riusciamo ad aiutare i ragazzi che iniziano con la professione con ovviamente delle integrazioni economiche che gli consentano di non spendere 10.000 euro. Che non sono poi tantissimi. No, ma non li spendi, poi voglio dire, non è quello, perché ti ripeto, c'è proprio questa volontà di aiutare i giovani. Va bene, abbiamo chiuso, mi è piaciuta molto questa chiacchierata. Quando, se vuoi tornare con le tua lunga esperienza, mi invitate. Ti ringrazio molto. Grazie Francesco Margiocco, grazie, buon lavoro all'Istituto Tecnico di Chiavari. Grazie Presidente. A voi. Noi ci vediamo come sempre fra 15 giorni alla stessa ora alle 17 con Il Futuro. E adesso arrivederci.